cameriere prese la decisione di rompere il vetro della finestra, di aprirla, di entrare nella stanza. È facile sospettare che abbia avvisato dei complici dell'imprevedibile ritorno del signor Rocella. Era una notte che pareva fatta apposta, un'oscurità cagliata che a muoversi quasi se ne sentiva il peso. Guardò l'orologio, andò al telefono, fece il numero, con voce agitata disse: «Mio marito è ancora in ufficio, è già andato via, sono preoccupata». «Sì, lo so che non è la prima volta che fa tardi, ma stasera è accaduto un fatto che mi inquieta». «No, non è soltanto un'impressione, è che so per quale ragione il giovane poteva essere così sconvolto, così minaccioso, ma mio marito è andato via da quanto tempo?». Commissariato? C'è il commissario Scotto? Me lo passi? Subito, per favore. Oh, commissario, sono fortunata a trovarlo in ufficio a quest'ora. Sono la signora Arduini. Sciascia nasce a Racalmuto nel 1921 e muore a Palermo nel 1989. La donna disse: «Entri, l'aspettavo», sorridendo. Lui pensò che c'era un equivoco. Lei che ne dice? Di che? Di mio marito. A giudicare della situazione in cui mi trovo in questo momento, è un imbecille. Nello stesso modo la mafia, secondo Sciascia, va perdendo in Sicilia le sue caratteristiche notturne per comparire anche alla luce del giorno. Solo il rombo dell'autobus e la voce del venditore di panelle, implorante e ironica. L'hanno ammazzato, si levò il berretto e freneticamente cominciò a passarsi la mano tra i capelli. In apparente indolenza, voltandosi indietro, si allontanavano verso la piazza. Gli uffici erano, più delle altre sere a quell'ora, quasi deserti. Vi girarono intorno, tutte le imposte erano chiuse, tranne una finestra dai cui vetri si poteva guardare dentro. Senza toccarla, il farmacista si chinò a guardarla. Poi si sollevò, si rimise gli occhiali, tornò a guardarla. Perché non ti piace? È stata impostata qui, stanotte o stamattina presto. E l'indirizzo è ritagliato da un foglio intestato della farmacia. E che altro può essere? Un scherzo. Già, disse il farmacista. Un uomo così tranquillo, ad uno che vivesse d'ozio di malizia, metteva la voglia di inquietarlo, di spaventarlo. Altra ragione non ci poteva essere. Uno scherzo dunque, ma fino a un certo punto. Stavano con le loro valigie di cartone e i loro fagotti su un tratto di spiaggia pietrosa. Il viaggio durò meno del previsto. 11 notti, quella della partenza compresa. Poi passarono assordanti due motociclette, una dietro l'altra. Era la polizia, non c'era da sbagliare. Giuffà vive in Sicilia dai tempi degli arabi. Il suo nome era quello di un piccolo uccello. Diede fuoco alla lupara e portò la mira alla cupoletta rossa. Fu un botto che per il contraccolpo Giuffà si trovò a sedere dentro un ruscelletto. Poi, di colpo, poiché momenti di rabbia venivano anche a lui, si caricò sulle spalle il cardinale e andò a gettarlo nel pozzo del cortile. Per quanto amasse il cardinale, nessuno se la sentiva di calarsi giù a tirar fuori quel corpo che nell'acqua stava disfacendosi. Chi ha lingua passa il mare, giustamente diceva il proverbio, e avrebbero passato il mare, quel grande mare oscuro. Dante Alighieri nacque a Firenze nel maggio del 1265 e nel 1277 sposò Scema di Maneto dei Donati. Oggi, come in altre occasioni, riceviamo l'apprezzato saluto del nostro carissimo dirigente scolastico, dottor Giampiero Finocchiaro. Grazie, dottor Finocchiaro. Grazie ad Angela. Colgo l'occasione per rivolgere a tutti un complimenti per il lavoro che state facendo di promozione dell'italiano, della lettura in italiano, che è un'attività sempre molto bella, che aiuta anche a trovare spazi per riflettere, spazi per se stessi. Non si tratta solo di esercitarsi con l'italiano, ma di trovare un momento in questa vita vorticosa che tutti noi conduciamo
per praticare l'ozium latino, no? Quel tempo libero nel quale effettivamente siamo più in consonanza e in sintonia con i nostri sentimenti, i nostri pensieri e dunque in relazione con gli altri e con il mondo. Ma chi era Dante? Non tutti lo conoscono tranne che il nome. La Divina Commedia è un poema composto di un canto introduttivo e di tre cantiche. Il primo canto dell'inferno serve di introduzione all'intera commedia. Sotto la crosta terrestre si apre, nell'emisfero boreale, proprio sotto a Gerusalemme, una profonda voragine a forma di imbuto. L'autobus stava per partire. Romava sordo, con improvvisi raschi e singulti. Il bigliettaio guardava il morto e poi i viaggiatori. C'erano anche donne sull'autobus, vecchie che ogni mattina portavano sacchi di tela bianca. Tua madre pensa che ti ho sposato per i soldi? Pensa che mi hai sposato per i soldi. Pensa anche che sei una specie di tigre, che hai avuto un mucchio d'amanti. Pensa tutto. Attoniti, dai nidi nuovi. Sui vecchi tetti guardano gli uccelletti. Il fu Mattia Pascal anticipa con la sua tendenza all'assurdo il teatro drammatico di Pirandello. Don Eligio veramente sostiene che mi riconobbe subito e che soltanto aspettò che io pronunciassi il mio nome per buttarmi le braccia al collo. Margherita parve non avesse niente da obiettare, ma quando io ritenevo oramai tutto sistemato. In via del tutto eccezionale di non avvenelarlo il lunedì. Roma, la città eterna, è centro del più grande impero dell'antichità, è capitale d'Italia dal 1871. L'Arena di Verona è uno dei più grandi anfiteatri romani ancora esistenti. Inizialmente è stato concepito per offrire a chi viveva in città la possibilità di fare un'esperienza di vita alternativa. Prendere un caffè è un rito che gli italiani ripetono tanto volte al giorno a casa o al bar. Lara Cardella è nata a Licata il 13 novembre 1969. Antonietta Sofia Loren è la classica moglie fascista. È la semplice storia di un immigrante calabrese che un giorno ormai lontano lasciò il suo paese. Mi pare che vi sia molto snobismo in questo voler usare parole straniere in luogo delle corrispondenti italiane. No, che solo senso pratico aderenza alla vita di oggi, come lo dimostra anche lei, che dice snobismo derivato anch'esso da una parola straniera. Come dimostra il sondaggio Eurobarometro, gli italiani non sono un popolo molto sportivo. L'eleganza. Gli italiani, si dice, sono vanitosi e per questo vestono con eleganza.